ogni modo, il mito della caverna mette in scena, il mito, l'immagine, come abbiamo detto, della caverna, mette in scena questa situazione. Immagina, dice Platone, di un uomo che sia nato all'interno di una caverna e che quindi fin da bambino sia legato sul fondo, con lo sguardo rivolto sul fondo della caverna, non sia mai stato fuori dalla caverna, dunque, e sia legato con il collo e con le mani e con i piedi sul fondo della caverna. Sul fondo della caverna vede scorrere delle immagini che lui non sa essere immagini, non avendo compreso che c'è una realtà esterna, pensa che quelle immagini siano la realtà stessa e non sa che invece dietro di lui c'è un muro dietro il quale degli uomini passano con degli oggetti sulla testa e un fuoco proietta le ombre, come se fosse uno spettacolo di ombre cinesi, sul fondo della caverna. Ecco, per l'uomo che è là sotto, la realtà non è nient'altro che le immagini che vede scorrere sul fondo della spelonca, dice Platone. Ecco, immagina però che quest'uomo, a differenza degli altri là sotto che restano vincolati sul fondo della caverna, immagina che quest'uomo per ventura si trovi con i ceppi spezzati e quindi le catene si spezzano. Cosa fa quest'uomo? Fa una conversione, dice Platone. E qui abbiamo un elemento interessante già, perché la conversione allude a una dinamica che è sia materiale, il gesto concretissimo del voltarsi, aveva lo sguardo fisso sul fondo della caverna, cambia di 180 gradi la prospettiva, si converte, cambia prospettiva. Ma naturalmente Platone gioca su un doppio registro, su un registro materiale e su un registro simbolico, la conversione è una conversione dell'anima, e così Platone la chiama in greco periagogē tes psuchēs, la conversione dell'anima. E un poco alla volta, convertitosi, il cavernicolo compie un movimento che potremmo dire con il termine greco appropriato anabasis, cioè risalita, risale. Immaginate che dal fondo della caverna risalga un po' alla volta verso la superficie. Naturalmente la strada in salita allude a un percorso difficile, a un percorso anche sgradevole. In fondo sarebbe molto più comodo stare là sotto dove si era in partenza. E nondimeno il cavernicolo, che pure ha dei ripensamenti, vorrebbe tornare là sotto. Chi glielo fa fare di uscire e di percorrere quella via difficile? Alla fine esce dalla caverna. Esce dalla caverna e resta inizialmente abbagliato dalla luce del sole. Là sotto lui era abituato a muoversi tra ombre, con una luce tenue, quella del fuoco che proiettava oggetti sul fondo della caverna. Adesso, uscito dall'antro umbratile, vede in realtà tutto alla luce del sole e in realtà all'inizio non vede nulla, no? Chiunque può fare la materialissima esperienza di stare in un luogo buio per del tempo e poi di uscire nella pienezza del sole. All'inizio si trova come abbagliato e non riesce a vedere, gli occhi si devono abituare. E infatti anche il cavernicolo riuscito in superficie un poco alla volta deve abituare il suo sguardo alla nuova luce di cui non aveva contezza. E quindi, dice Platone, non guarderà inizialmente il sole, perché resterebbe accecato altrimenti. Guarda anzitutto le cose proiettate sullo specchio d'acqua, dice Platone. Inizia a vedere le cose in basso. E un poco alla volta guarda al cielo, guarda gli astri e può perfino vedere il sole in sé, dice Platone. Il sole in sé che, fuor di metafora, rappresenta l'idea più alta. Il mondo che vede lassù è il mondo delle idee, fuor di metafora, il mondo degli enti che sono sempre uguali a se stessi, che non sono oggetto del divenire, la realtà più vera rispetto a quella sensibile in cui siamo. Una realtà di enti che sono sempre uguali a se stessi, non divengono e che hanno come ente sommo, Platone dice con un'immagine in un libro precedente della Repubblica, dice che il sole per dignità e grandezza è al di là dell'essere stesso, è addirittura al di là dell'essere, tanto è potente. E il sole raffigura l'idea del bene, il bene in quanto Della tale. vita anche. Il bene che dice Platone è qualcosa di più grande rispetto a tutto il resto, perché proprio come il sole permette alle cose di essere e di essere conosciute, perché se ci pensate,
è grazie al sole che c'è la vita, che ci Certo. sono le cose, ma è grazie al sole che noi possiamo vederle anche, conoscerle. Quindi il sole permette alle cose sia di essere, sia di essere conosciute. Così anche l'idea di bene, secondo Platone, occupa un posto più alto rispetto a tutte le altre idee, perché è ciò che permette di conoscere le altre idee, tutte tendono al bene, e permette anche a tutte le altre idee di essere. Tutte le idee sono in qualche modo orientate al bene. Ecco, sono orientate al bene.